percorsi knaip, saune, cascate rigeneranti e tantissime piscine. Oggi una penna in valigia ti porta a scoprire una piccola oasi di relax in Emilia-Romagna. Benvenuti alle Terme di Comacchio. Buongiorno ragazzi, siamo venuti in questa particolare alle Terme di Comacchio per una giornata di relax, quindi vi porto un po' con noi per scoprirle. Ci troviamo precisamente ai giardini del benessere delle Terme Oasis di Lido delle Nazioni. E il nostro percorso benessere parte proprio da questa vasca. Un percorso termovascolare che va a stimolare la circolazione sanguigna grazie allo sbalzo di temperatura. Passiamo infatti dai 22 ai 28 gradi. E se per voi quest'acqua è troppo fredda, aspettate di passare sotto queste cascate a 19 gradi. Come vedete il giardino non è grandissimo ma molto curato e ci sono diversi angolini dove potersi rilassare al sole. Al piano superiore ci sono anche dei lettini, ma noi proseguiamo con il nostro percorso andando in questa vasca idromassaggio. È arrivato poi il momento di sedersi su queste poltrone molto particolari, in realtà si tratta di una cascata. Com'è mamma? E si continua con la vasca vulcano. Al suo interno, anche se da questo video non si vede, abbiamo trovato due idrobike e quindi ne abbiamo approfittato per pedalare. Per gli amanti delle cascate, qui ne troverete anche una dorsale. Vi basterà stendervi a pancia in giù e godervi il massaggio. Adesso ragazzi abbiamo 3 minuti della parte giusta e una bella. Partiamo subito con il primo bagno di vapore che ci permette di eliminare le tossine e poi ci buttiamo sotto la cascata ghiacciata. Fidatevi, dopo lo shock del primo impatto lo troverete piacevole. Ripetiamo questo rituale per altre 2 volte e poi saliamo al piano superiore per esplorare le altre piscine. Qui troverete una serie di vasche termali a diverse temperature che vanno dai 26 fino ai 34 gradi. Questa è la piscina più calda di tutto il percorso termale ed è anche la mia preferita con queste cascate cervicali. E dall'acqua praticamente bollente si passa a quella fredda! Beh, dopo un po' piacevole, però l'impatto si sente tutto. Mia mamma voleva evitare questa vasca, però alla fine l'ho convinta. E naturalmente tra una piscina termale e l'altra c'è sempre una pausa relax al sole. Ma veniamo al dunque, quanto costa fare questa esperienza? Noi abbiamo pagato 24 euro per il percorso di 3 ore, ma volendo c'è la possibilità di rimanere anche tutto il giorno. In alternativa potreste sfruttare il pomeriggio per andare al mare o viceversa. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.